Non si tratta più di restrizioni dovute alla pandemia, se poter accogliere la clientela in sala o se mobilitarsi per il servizio di asporto per il domicilio. La paura più grande per i ristoratori oggi è rappresentata dalle bollette di luce e gas, con costi più che raddoppiati e che ora sta mettendo con le spalle al muro i gestori dell'attività. La situazione in questo momento è abbastanza grave perché diciamo che sia il gas che la luce, il gas da 1 euro più o meno al metro cubo si è passati a più di 2 euro. Per quello che riguarda invece l'energia elettrica, da 20-30 centesimi si è passato a 54 centesimi, è chiuso oggi, così la cosa. Quindi le bollette sono in qualche modo impazzite. Anche perché in questo momento, dire, è vero che i ristoranti, come diceva qualcuno, sono pieni, però non è vero che questi ristoranti poi riescono a fare dei profitti veri, perché l'energia elettrica come il gas non lo subisce solo i ristoranti, ma lo subiscono tutti. Quindi tutti i giorni c'è un continuo, diciamo, aumenti dei prezzi che vanno dalle cose più disparate, dall'olio, alla carta, a quello che può essere il pesce, la carne. Bisogna ricordare che veniamo da 2 anni in cui i ristoranti sono aperti, in questi 2 anni hanno dovuto indebitarsi, quindi questo era il momento opportuno per fare un po' di cassetto per poter affrontare l'inverno. Diciamo, l'incognita più grossa è quest'inverno, quando iniziano le scuole, tutti sono a casa, inizieranno a fare i conti dei soldi che sono rimasti in tasca, se c'è anche qualcosa per uscire per andare al ristorante. Da qualche settimana alcuni ristoratori, poi seguiti a catena da altri, hanno deciso di inserire nel menu il costo della bolletta che sono costretti a pagare, per far capire anche ai commensali il motivo di un eventuale ritocco dei prezzi. C'è una campagna a livello nazionale che è partita da circa una settimana in cui diciamo, si invita ad esporre quello che è stato l'aumento delle varie tariffe dal 2021 al 2022, in maniera da fare partecipi anche la clientela di quello che possono essere i costi di un esercizio ristorativo e degli aumenti che hanno avuto. Però ripeto, l'elemento energia è uno degli ultimi costi aggiuntivi che si sono sommati dall'inizio della guerra. Quindi diciamo che tutto sommato è un costo rilevante che preoccupa perché l'estate pochi hanno acceso i condizionatori perché è stata un'estate abbastanza buona in cui si poteva stare fuori, pochi hanno acceso il riscaldamento, ma da settembre poi invece le fonti di riscaldamento o di raffreddamento andranno accese e da lì allora iniziano i guai. I ristoratori pesaresi sono sempre stati degli ottimi ristoratori, quindi cercheranno di fare il possibile per fare il meglio possibile sia nei prezzi sia nel servizio, perché questo è praticamente l'obiettivo.